Allora possiamo iniziare. Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono Alessandra Raffaele, vi do il benvenuto da parte di Polaris. Questa è la prima conferenza della nostra rassegna autunnale di conferenze al Museo di Storia Naturale. Prima di tutto ringraziamo tantissimo il Museo di Storia Naturale, la direzione e tutto lo staff perché ci ospitano da più di 20 anni per tenere le nostre conferenze e i nostri eventi divulgativi qui, quindi siamo molto grati, inoltre sono molto, molto gentili e quindi a loro va tutta la nostra gratitudine, perché permettono la divulgazione gratuita scientifica a Genova e non è da poco, è una cosa molto importante. Iniziamo quest'anno, abbiamo un programma ricchissimo, alcuni di voi se ne saranno accorti, ho distribuito dei volantini, quindi partiamo subito, prima di presentare il nostro ospite di oggi, vi ricapitolo brevemente i prossimi eventi. La prossima conferenza di questa rassegna che si intitola Spazio per il Sistema Solare sarà sabato 12 novembre, sempre qui, alle 15.30 e abbiamo un ospite d'eccezione, un ragazzo di 29 anni che è un divulgatore scientifico che sta diventando piano piano famosissimo sulla rete, è uno youtuber, lui fa video su YouTube di divulgazione scientifica, ha un canale Link for Universe che sta diventando famosissimo, lo chiamano in televisione, vi contagerà con il suo entusiasmo perché è anche attore teatrale. È della Romania, è venuto in Italia quando aveva 15 anni, e parla benissimo l'italiano e è simpaticissimo, quindi lo abbiamo invitato e terrà questa conferenza Il giro del sistema solare in 80 immagini. Ha selezionato le immagini più belle del sistema solare e vi parlerà di questo argomento con lo stile che lo caratterizza. Vedrete perché è veramente un ospite, diciamo, brillantissimo ed è la prima volta che ci viene a trovare. E vi segnalo che il giorno, faremo un intero weekend con lui, perché il giorno dopo, domenica 13 novembre, ci sarà un raduno di astronomia ai parchi di Nervi, che durerà dalle 11 del mattino alle 18 di sera, presso Villa Grimaldi, dalle gallerie del Museo delle Raccolte Frugone, praticamente dove era l'ex Cinema Roseto. Quindi con Adrian Fartale, sempre questo bravissimo divulgatore abituato a tenere raduni con i suoi fan, si parlerà di astronomia tutto il giorno. Ci saranno i nostri telescopi a disposizione per osservare con gli esperti che vi guideranno nell'osservazione del Sole. In più ci saranno incontri di astronomia nella sala conferenze, book crossing a tema, ognuno potrà portare un libro di fantascienza o di scienza o di astronomia, e sia libri vecchi che nuovi, e potranno essere scambiati con quelli degli altri, e tante altre iniziative a sorpresa. Quindi potete passare, fare un salto domenica 13 novembre, anche solo per curiosità, dalle 11 alle 18 ai parchi di Nervi. Dopodiché non è finita, l'ultima conferenza di questo primo ciclo di rassegne sarà sabato 3 dicembre con un nostro socio veterano, Alessandro Vietti, che ci terrà una conferenza su Marte. Lui è un appassionato del pianeta Marte, Real Mars, appunti per un viaggio interplanetario tra scienza e immaginazione. Alessandro è anche uno scrittore di fantascienza molto bravo, che ha pubblicato recentemente proprio un libro su Marte. Quindi chi meglio di lui ci può accompagnare in questo viaggio verso il pianeta rosso. Infine, non dimentichiamo il grandissimo appuntamento con il Festival della Scienza. Polaris sarà presente proprio in questa sala il 29 ottobre, sabato 29 ottobre, sempre alle 15.30, con una conferenza, gli asteroidi e il mistero della vita sulla Terra. Abbiamo invitato un ricercatore, uno dei massimi esperti italiani di asteroidi, che arriva dall'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta, e appunto ci parlerà di questa bellissima, appunto del legame che lega gli asteroidi e la vita sulla Terra. Tra l'altro, se qualcuno di voi ha preso il volantino della conferenza sul Festival della Scienza, avrà notato che c'è un'immagine, un disegno molto bello di una pittrice. Una cosa curiosa che vi volevo dire è che questo disegno
in questo momento sta viaggiando su una sonda della NASA, che Osiris-Rex si chiama la sonda, che si dirige verso l'asteroide Bennu, una missione scientifica della NASA. La NASA ha indetto un concorso per chi volesse, tra gli artisti, per chi volesse inviare un'opera che rappresentasse la ricerca della vita sugli asteroidi. Questa pittrice ha vinto con il disegno che vedete nel volantino, e in questo momento il suo disegno digitale ovviamente sta viaggiando nel sistema solare per diretto tra gli asteroidi. Questa è una cosa un po' particolare che unisce l'arte alla scienza. Infatti c'è tutta una catena, un filone, scusatemi, di arte denominata astroarte, che trae ispirazione proprio dalle ricerche scientifiche, soprattutto in campo astronomico. Quindi mi sembra di avervi detto tutto. Vi volevo ricordare soltanto che noi quest'anno per la prima volta abbiamo organizzato un corso base di astronomia per ragazzi dagli 8 ai 14 anni, che inizierà l'11 novembre. Sono 4 incontri di venerdì pomeriggio dalle 18 alle 19:30 presso la nostra sede, che è accanto a Corso Europa, per ragazzi. Abbiamo già ricevuto tante iscrizioni. Quindi chi fosse interessato si prega di iscriversi, perché pensavamo addirittura di mettere un tetto massimo, perché non so se riusciamo a gestire tanti ragazzini, se no ci uccidono e non siamo in grado di reggerli. Comunque è una cosa interessante. Dopodiché terremo il classico corso base per gli adulti, sempre in primavera. Ci sono già le date, che le potete trovare nei nostri volantini. Non finiscono sabato 3 dicembre le conferenze qui al museo, perché riprenderemo a gennaio con il ciclo invernale primaverile. Quindi avremo una conferenza al mese, gennaio, febbraio, marzo, aprile, e riprenderemo il 21 gennaio. Abbiamo già le date, non vi svegliamo gli ospiti, perché avremo un ospite in particolare molto importante, e quindi speriamo di continuare a non annoiarvi, ma a interessarvi. Bene, allora presentiamo, non poteva che iniziare lui, Marco Bruno, quest'anno la nostra rassegna. Marco Bruno è già il quarto anno consecutivo che tiene conferenze per noi qui al Museo di Storia Naturale. Quindi ricorderete forse le sue conferenze su Gaia, la missione spaziale Gaia, sul Sole. Lui è un esperto del Sole, è un astrofilo, un bravissimo astrofotografo, fa parte di un circolo astrofili pignerolese che si chiama Polaris, come noi. Ma è nato prima, ci tiene a dirlo, perché nonostante noi abbiamo 22 anni, lui... No, 24, quindi siamo noi che abbiamo copiato loro, è anche radioamatore, esperto di elettronica, imprenditore, quindi ha una competenza tecnica spaventosa. Nonostante questo non è noioso, perché di solito chi ha un sacco di competenza tecnica non sei noioso, detto, no, tutto tranne che noioso. Quindi siamo contentissimi di ospitarlo ancora qui, e ci parlerà delle missioni Voyager della NASA, che sono le missioni almeno dei miei tempi. Io sono cresciuta quando ho cominciato ad appassionarmi di astronomia, ero una bambina ragazzina, non vi dirò la mia età neanche sotto tortura, però nel 77, quando è partita la missione Voyager, come tutti gli altri ragazzini dell'epoca, sognavamo queste, che ancora, vi dirà benissimo Marco, ancora tuttora ci riserva delle sorprese strepitose. Per cui grazie a tutti e vi lascio in ottima compagnia come sempre. Per vendicarmi farò una conferenza così, buongiorno. Questa è la conferenza. Poi contiamo gli addormentati. Allora, luci, azione. Grazie. Ci sono molti ragazzini, molti giovani in sala, la cosa mi fa enormemente piacere, grazie per essere venuti. Io spero di raccontarvi una bella storia,
questa è una storia che è cominciata più o meno quando i vostri genitori facevano le elementari, forse anche un pochettino prima. Le missioni Voyager sono state una pietra miliare dell'esplorazione umana dello spazio. Avevo molti dubbi sul titolo esatto da dare alla conferenza, poi mi è piaciuto questo. La NASA ha chiamato queste missioni The Grand Planetary Tour, il grande viaggio interplanetario. Le missioni Voyager sono state veramente straordinarie, sono ancora straordinarie, e adesso andiamo a vedere come sono nate e come sono evolute. Queste sono le sonde Voyager in un'immagine pittorica. La storia inizia negli anni 60, inizia la storia dell'astronautica, iniziano i satelliti artificiali, iniziano rapidamente le esplorazioni attraverso sonde spaziali di altri mondi. Prima la Luna, sia da parte degli americani che dei russi, poi le missioni verso Marte e verso gli altri pianeti interni, Venere e Mercurio. In particolare la NASA era concentrata in quel periodo sulle missioni verso il sistema solare interno, ovvero verso i pianeti che sono all'interno dell'orbita degli asteroidi, quindi essenzialmente Marte e poi Mercurio e Venere. La NASA si concentrò su Marte con le sonde Mariner, con i Vikings, chi è della leva mia e di Alessandra, quindi di metà del secolo scorso, ahimè, ricorderà le prime straordinarie emozioni delle fotografie dei Viking su Marte. Nel 71, da un'intuizione di Gary Flandro, che allora era un ricercatore al JPL e oggi è un docente di astrofisica, si notò che era possibile in quegli anni preparare una missione di esplorazione dei pianeti esterni. Verso i pianeti esterni finora erano volate soltanto due sonde Pioneer che avevano visitato molto sommariamente Giove e Saturno. Nel 77-78, in quegli anni lì, sarebbe stato possibile, con notevole risparmio di carburante e di energia, fare una missione verso i pianeti esterni, perché l'allineamento di Urano e Nettuno, che avviene circa ogni 175 anni, permette di calcolare un'orbita che fa visitare i pianeti esterni appunto senza dover avere dei missili straordinariamente potenti per mettere in orbita le sonde. Vennero quindi concepite delle missioni che inizialmente dovevano chiamarsi il Grand Tour. L'idea del 71-72 era di lanciare quattro sonde, due verso Giove, Saturno e proseguire per Plutone, due per Giove e poi proseguire per Urano e Nettuno. Il costo era di circa $1 miliardi del 71, purtroppo era troppo elevato, per cui il Grand Tour iniziale venne cancellato, si salvò una missione che si chiamava MJS, Mariner, Jupiter, Saturn. Mariner perché tutte le sonde spaziali degli Stati Uniti in quel periodo si chiamavano Mariners, e quindi la missione si chiamò MJS 77, Mariner da lanciare nel 77. Il cambio di nome da MJS 77 a Voyagers avvenne pochi mesi prima del lancio. La missione venne approvata nel 72 e gli obiettivi vennero fatti in maniera di tenersi un basso profilo, ovvero l'obiettivo delle sonde era una vita di 4 anni in modo da poter visitare il sistema di Giove, il sistema di Saturno, con particolare attenzione a Titano, satellite di Saturno, e poi eventualmente una estensione di questa missione al di là di Saturno. Gli scienziati che ci lavoravano avevano più o meno segretamente la convinzione e la speranza di poter andare oltre Saturno. Infatti le sonde sono state caricate con strumenti che fino a Saturno sarebbero serviti veramente poco, e questo è stato un esempio di lungimiranza e di flessibilità della NASA e del JPL nel finanziare delle missioni non in maniera assolutamente stringente ma un po' di manica larga. Questo è il logo del Mariner Jupiter Saturn 77. Vedete che ci sono già più o meno tutti gli elementi della missione, ovvero la sonda, che definitivamente è il Voyager, definitivo,
i pianeti interni, l'orbita che parte dalla Terra, che si tuffa verso Giove prima e verso Saturno dopo, e poi quest'orbita, con il puntatore laser scarico, arriva a fare il giro di Saturno e circumnavigarlo. Questi sono i Voyager. I Voyager sono stati costruiti sulla falsa riga delle sonde precedenti. Sostanzialmente esiste un corpo circolare che contiene tutta l'elettronica della sonda. Ognuno di questi 10 lati contiene un armadietto con l'elettronica. Al centro c'è un serbatoio di un materiale che si chiama idrazina, che è propellente per razzi. Poi c'è una grande antenna, l'antenna è la più grande lanciata fino ad allora, 3,6 metri di diametro. Dovrebbe servire per comunicare con Terra dalla distanza dei pianeti esterni, quindi dovrebbe essere grande per forza. Un magnetometro in punta a questo palo estensibile, un paio di antenne e un generatore radioisotopi che fornisce l'energia a bordo, e su questo torneremo dopo. Un secondo palo fisso in questo caso, che supporta gli strumenti scientifici, in punta le telecamere e gli spettrometri. Questo invece è tratta dal manuale descrittivo delle Voyager e riporta le stesse cose essenzialmente. Altra vista pittorica sempre delle sonde Voyager. La NASA fornisce un sacco di informazioni, ma non tanto, non tutto. Ad esempio, non ho trovato molte fotografie, non c'era ancora nel 77 la mania odierna e la capacità odierna con le macchine digitali di fotografare tutte e tutti con 2000 pose in 5 minuti. Quindi le fotografie che si trovano sono abbastanza routine, abbastanza sgranate. Si vede veramente che è passata un'epoca da allora a oggi per quello che riguarda l'illustrazione anche delle missioni spaziali. La sonda, lo spacecraft, pesava circa 2 tonnellate al lancio, di cui circa 1040 di propellente solido per lo stadio di iniezione. Lo stadio di iniezione, il razzo è a 4 stadi. Vedremo dopo il razzo che lancia le Voyager. L'ultimo stadio è quello che dà l'ultimo calcione alle sonde per immetterle su una traiettoria che possa uscire dal sistema solare. Si chiama injection stage. La sonda vera e propria pesa 825 kg, di cui 117 sono gli strumenti scientifici, 104 kg di idrazina per le manovre, il combustibile per i razzi, ha a bordo 3 computer, e qui la NASA fece qualcosa di interessante. Qui parlo per chi ha una cultura di informatica. Questi computer sono stati i primi riprogrammabili messi dalla NASA su una sonda. Ovvero era possibile durante la missione ricaricare i programmi sui computer. Ogni computer aveva una parte di memoria fissa, diciamo del sistema operativo, e una parte variabile che serviva sia per i dati di missione, sia per ricaricare in modo dinamico altri pezzi di programma durante la missione stessa. La memoria era di 4K, che non sono 4 mega e neanche 4 giga, io ho un disco da 4 tera in ufficio, 4 kilobyte, 4000 caratteri e una pagina stampa. Probabilmente la maggior parte di voi ha in tasca un computer della stessa potenza più o meno di quello delle Voyager e starete pensando al telefonino. No, voi avete in tasca il telecomando dell'auto. L'apre portiera dell'auto contiene due processori, uno che parla con la codifica della serratura e uno che parla con la parte radio, e questi processori hanno più potenza di calcolo e più memoria dei calcolatori delle Voyager. E questo dà un'idea di come è cambiata l'informatica in 40 anni. La potenza di calcolo del telefonino è di ordine di grandezza superiore a quella dei calcolatori che a terra calcolavano i dati dell'orbita delle Voyager. Qualche altro dettaglio, i calcolatori sono in tecnica CMOS, non ci sono microprocessori ancora, perché nel 72 non c'era microprocessore in grado di fare questo servizio, e logica discreta in CMOS, e molti sistemi di bordo sono ridondanti. Cosa vuol dire? Vuol dire che ad esempio le radio sono 2, i ricevitori sono 2, i trasmettitori sono 4, i controlli di assetto della sonda sono duplicati, i generatori radioisotopi sono 3,
tantissimi sistemi sono moltiplicati in modo che in caso di guasto le sonde potessero comunque portare a successo la missione, e questa ridondanza è servita. Questa è la fotografia di una delle schede del computer, questo è l'FDS, Flight Data System, questo è il calcolatore che raccoglie i dati degli strumenti scientifici e li formatta, li prepara per la trasmissione verso Terra. Questo è lo schema interno degli interscambi tra i moduli dei calcolatori. Poi a bordo c'era un registratore dati a nastro magnetico. A cosa serviva? Ad esempio, a memorizzare le immagini. Anche qui, salta nel passato per chi mastica un po' di tecnologia. Non c'erano sensori CCD, c'erano i Vidicon, c'erano le telecamere analogiche. Quindi il segnale delle fotografie veniva ripreso con un Vidicon, veniva convertito dall'analogico del tubo di ripresa televisivo in modo digitale con una matrice di 800x800 punti. Il vostro telefonino, il più scalfo che c'è in casa, chi c'è in sala probabilmente ha una fotocamera da 8 milioni di punti, questi sono 800x600, 800x800. Il volume di dati che proviene dalla digitalizzazione di un'immagine non sta in memoria è solo 4K, e quindi dovevo mettere il dato della fotografia sul nastro. Quindi il nastro è la memoria di massa, ma è la memoria anche di lavoro delle fotocamere. Quindi butto sul nastro, poi riproduco il nastro e trasmetto i dati a terra. Quindi la capacità dei dati raccoglibili dipende da quanto nastro magnetico ho. I due registratori a nastro delle Voyager, dopo 39 anni, continuano a funzionare. Qualche altro parametro tecnico, controllo di assetto. Ci sono tanti modi di far volare un satellite, in particolare queste sonde sono stabilizzate a tre assi. Cosa vuol dire? Vuol dire che la sonda mantiene un certo assetto nello spazio. Voi immaginatevi di essere molti passi indietro da questa sala e di guardare verso la Terra e verso il Sole. Dovete tenere l'antenna della sonda puntata verso Terra per comunicare. La sonda deve avere un assetto ben preciso, perché se sto volando ad esempio attorno a Giove devo puntare le fotocamere attorno a Giove, quindi devo sapere in modo precisissimo come la sonda è orientata in modo da non mancare l'oggetto mentre faccio le fotografie. Quindi la sonda è stabilizzata su tre assi. Come faccio a stabilizzare un oggetto nel vuoto in assenza di forze gravitazionali, in assenza di peso più che altro? In assenza di un pavimento, si usano dei piccoli razzi che si chiamano razzi di assetto. Questi razzi hanno una spinta molto piccola, 80 grammi, e servono a far spostare appena la sonda, e quindi supponete di avere una parabola che punta verso terra, la sonda è qui in equilibrio e ogni qualche decina di minuti faccio un ciuff da una parte, un ciuff dall'altra e stabilizzo la posizione della sonda stessa. In questi nei primi 25 anni di missione i thruster e i razzetti di assetto hanno fatto 350.000 accensioni, 350.000 accensioni senza errori, e infatti hanno mantenuto sempre la posizione giusta. Per capire, la sonda non può chiedere a Terra come sono messa, deve stabilire per conto proprio. Per fare questo cosa fa? Naviga come gli antichi, guarda le stelle. In particolare a bordo ha due piccoli telescopi che si chiamano Star Trackers, inseguitori stellari. Questi oggetti puntano una stella che normalmente è Canopo, o Canopo, forse Canopo, ho qualche dubbio sull'accento, che è nell'emisfero sud. È una stella molto luminosa ed è in una zona di cielo facilmente riconoscibile, per cui lo Star Tracker fa una ricerca nel cielo, trova Canopo, la punta e la mantiene puntata. Elettronica rad-hard, un altro dettaglio tecnico. L'elettronica patisce molto le radiazioni. Il livello di radiazione che si incontra sorvolando Giove, a causa del campo magnetico di Giove, a causa della radiazione che circonda il pianeta gigante, è circa 1000 volte più intenso del livello di radiazione che potrebbe uccidere una persona. Quindi i calcolatori e tutta l'elettronica della sonda devono essere protetti dalle radiazioni, e questo aumenta complessità, pesi, eccetera.
E poi il software, che ha un'altra caratteristica innovativa, ovvero che il software stesso ha delle routine di fault recovery, ovvero, e dato che queste sonde avrebbero viaggiato a una distanza enorme, non è possibile dire ho avuto un errore, mi fermo, dimmi cosa fare. È la sonda stessa che deve accorgersi che qualcosa non sta andando e iniziare tutta una serie di operazioni per recuperare la condizione nominale. E quindi il calcolatore comprende quei famosi 4 kilobyte di programma fisso, ben 4K, anche le routine di fault recovery. E sono servite più volte. Va bene. Energia. Come faccio ad alimentare una sonda spaziale? Ci sono fondamentalmente due modi, anzi tre. Le prime, i primi Sputnik, furono alimentati a batterie. Lo Sputnik durò, mi pare, 10 giorni in trasmissione e poi si scaricarono le batterie. Il secondo modo è usare i pannelli solari, uso la luce del sole e con quella, convertita in elettricità, alimento il mio satellite o la mia sonda. Il problema è che la luce solare, allontanandosi dal sole, diminuisce con il quadrato della distanza. Se a Terra ho circa 1000 watt per metro quadro, su Marte ne ho circa 250 e su Giove ne ho meno di 50. Quindi già se voglio arrivare a Giove con un pannello solare, devo avere un pannello enorme. Allontanandomi dal sole non c'è niente da fare, la luce non è più sufficiente per poter ottenere energia per operare. Allora cosa si è usato? Si è usato un cosiddetto RTG, cioè un generatore radio e termoelettrico a radioisotopi. Che cos'è un RTG? Si prende una sostanza radioattiva, in questo caso il plutonio-238, che è un isotopo, un tipo di plutonio, che è ottenuto nei reattori nucleari. Il 239 si usa per le bombe. Il 238 è estremamente radioattivo, al punto che un blocchetto di plutonio di peso di 0,5 kg messo sul tavolo rimane al calore rosso, emette talmente tanta radiazione che è caldo. È caldo, e allora cosa si fa? Si usa questo calore emesso per convertirlo in elettricità tramite delle termocoppie, ovvero si usano dei dispositivi che, vedendo il caldo all'interno e il freddo dello spazio all'esterno, generano elettricità. I generatori termoelettrici a radioisotopi delle Voyager sono quelle specie di cilindri grigi scuri che sono da quelle parti, lì a sinistra, tutti allentati. All'interno contengono delle sferette di plutonio, in tutto mi pare 4,5 kg per ogni RTG, 13 kg in tutto, ce ne sono 3. Emettevano a inizio missione 7,2 kW termici, che poi diventano 470 watt e convertiti in energia elettrica. Al centro ci sono, la temperatura al centro è di circa 1000 gradi centigradi e la temperatura esterna è di circa 300 gradi centigradi. Quindi scottavano. Chi ha letto L'uomo di Marte, Andy Weir, L'uomo di Marte, per salvarsi, smonta un generatore radioisotopi di questo genere che era arrivato su Marte con una sonda e lo usa per scaldarsi, perché butta fuori 1,5 kW. Questa è una giovane fanciulla della General Dynamics che sta monitorando un generatore a radioisotopi. Questa in realtà è delle sonde Galileo, non è delle Voyager, è di qualche anno dopo, però la forma è la stessa. E vedete che, a parte avere, ho esaminato un po' quella foto, al collo ha almeno 3 differenti monitor di radiazione. Ha 3 badge, o meglio, ha un badge e 2 penne di misura. Quindi non stava scherzando, in mano a un contatore Geiger e sta verificando che il livello di radiazione intorno all'RTG sia nominale. Però vedete che non ha tutte blindature o cose simili. Una volta che il plutonio era chiuso all'interno dell'RTG è molto ben protetto. Un'altra protezione è dovuta al fatto che le leggi a livello mondiale sul fatto di mettere in orbita materiale radioattivo impongono che anche in caso di incidente il materiale radioattivo torni a terra intatto e non si disperda nell'atmosfera. Quindi gli RTG sono costruiti in modo tale che in caso di esplosione del missile, rientro anticipato, incidente di ogni genere, l'RTG arriva a terra intero e non disperde plutonio in giro.
Poi bisogna comunicare. Quanta potenza ci va per comunicare dall'orbita di Saturno? Alla fine poca, perché il sistema di comunicazione usa sulla sonda una parabola, come vi dicevo, di 3,6-3,7 m. La potenza trasmessa è di 18 watt. 18 watt è la metà di quello che sta consumando il mio PC. E una lampadina a basso consumo 18 watt. Con una lampadina messa a basso consumo a qualche miliardo di chilometri, riusciamo a sentire segnale radio e a comunicare. Il sistema di comunicazione non serve soltanto a trasmettere dati, ma anche a fare quella che si chiama la radio science, ovvero si studiano i corpi celesti attraverso le onde radio. Ad esempio, tutte le volte che la Voyager ha raggiunto un pianeta, normalmente è passata nella zona d'ombra dietro il pianeta. Questo vuol dire che da Terra si è perso il segnale della sonda e poi si è ripreso il segnale della sonda quando è uscito dall'ombra. Durante l'occultamento, la misura dei parametri del segnale radio che arriva da questo trasmettitore permette di vedere, ad esempio, la densità dell'atmosfera, la composizione dell'atmosfera, il profilo di temperatura e di pressione e un sacco di parametri. Ad esempio, quando la Voyager, sia la 1 che la 2, sono passate dietro agli anelli di Saturno, il sistema di radio science ha permesso di fare l'analisi e oggi sappiamo il tipo, la dimensione e il tipo di oggetti che compongono gli anelli di Saturno grazie ai dati delle Voyager. All'occultamento radio si dice. Sono agli sgocci della parte tecnica, ma ancora una piccola cosa: tutte le cose in giallo disegnate lì si sono rotte. Ovvero, le Voyager hanno avuto tutta una serie di guasti, in particolare sulla Voyager 2 abbiamo avuto il rischio concreto di perdere la missione. Questo perché i ricevitori di telemetria, che sono i ricevitori che ricevono i segnali che arrivano da Terra, sono due. Il primo si è guastato per colpa di un cortocircuito dopo poche settimane di missione. La sonda è passata in modo automatico, ecco le routine di fault recovery, la sonda è passata in modo automatico al secondo ricevitore. Il secondo ricevitore, dopo un po' di tempo, circa un annetto, ha sviluppato un guasto. Un guasto per fortuna non bloccante, un guasto che ha costretto i tecnici a terra a fare i salti mortali, e li stanno ancora facendo, ogni volta che si tratta di trasmettere dei dati alle Voyager, ma per fortuna un guasto non bloccante. Un ulteriore piccolo guasto al secondo ricevitore avrebbe voluto dire perdere la missione. Poi si è rotto un oscillatore ultrastabile, si è rotto uno degli amplificatori di potenza, si sono rotte alcune celle di memoria del processore, a un certo punto ha cominciato a mandare immagini strisciate di nero perché una cella di memoria non funzionava più. Da terra si è riusciti a capire qual era la locazione di memoria che dava problema e a riscrivere il codice per saltare quella cella. Quindi si possono fare acrobazie di questo genere. Si devono fare acrobazie di questo genere. L'altra cosa straordinaria che le Voyager trasportano è il cosiddetto Voyager Golden Record. Cos'è il Golden Record? Il Golden Record è un messaggio dell'umanità a chiunque nell'universo possa un giorno essere in grado di leggerlo. Ovviamente è una scommessa, è un messaggio in bottiglia, è la versione del XX secolo del messaggio della bottiglia. Noi abbiamo una bottiglia, due bottiglie, si chiamano Voyager, altre due bottiglie sono i Pioneer 10 e 11, che stanno trasportando verso lo spazio interstellare i nostri messaggi. In particolare, le Voyager trasportano un disco, esattamente come i vecchi dischi LP, anche perché questa è la tecnologia di registrazione che era comunemente usata negli anni 70. Su questo disco c'è una marea di informazioni. Allora, tanto per cominciare, il coordinatore che ha aiutato a mettere i contenuti in questo disco è stato il grandissimo Carl Sagan, che è stato uno straordinario scienziato planetario, era un astrofisico, ma soprattutto è stato uno straordinario divulgatore della scienza.
L'altro, il collaboratore, è Frank Drake. Frank Drake è quello della famosa equazione di Drake, che è stato uno dei primi tentativi di stimare la possibilità di entrare in contatto con una razza aliena, e è stato uno degli stimolatori dei progetti SETI per la ricerca di intelligenze extraterrestri. Il disco contiene voci da tutto il mondo, in una cinquantina di lingue, comprese l'italiano e il latino. Tanto per descrivere, per dare un concetto della diversità, varietà delle varie civiltà terrestri. Poi contiene informazioni sulle nostre conoscenze, quindi informazioni su fisica, su matematica, su astronomia, e un modo per localizzare il sistema solare. Poi ci sono circa 116 immagini, suoni naturali, suoni delle balene, suoni del codice Morse, suoni di una locomotiva, suoni canzoni, suoni naturali, il rumore del vento, il rumore delle onde e via così, e una descrizione della fisiologia degli vertebrati per capire come chi ha preparato il disco si riproduce. Questo è il Golden Record, questi sono due tecnici della NASA che sono pronti a installare il Golden Record su una delle due Voyager. Questo è l'istante del montaggio sul fianco di una Voyager. E questa è la spiegazione di quello che c'è sulla copertina. Ovvero, sulla copertina ci sono le spiegazioni di come fa suonare il disco, ovvero come posizionare una puntina sui due assi. Questa invece è la distanza del Sole da alcune stelle pulsar a notte. Le pulsar sono, diciamo così, dei radiofari nello spazio, che trasmettono impulsi con una certa cadenza, continueranno a farlo per migliaia di anni. Quindi, conoscendo dove si trovano queste pulsar, lì è codificato in codice binario la durata di impulso di ogni pulsar, e quindi da lì è possibile ricostruire all'indietro da dove è partito il Golden Record e da dove sono partite le Voyager. Poi c'è un segnale televisivo, il disco contiene anche segnali televisivi, e c'è la spiegazione di come interpretare le informazioni, e dice anche: se riuscite a interpretare tutto correttamente, quindi il primo fotogramma è un cerchio, ti dice ok, l'ho decodificato correttamente. Questo è l'atomo di idrogeno, dello stato fondamentale. Chiaramente tutto questo è una scommessa. È una scommessa perché è il nostro miglior tentativo di passare delle informazioni a non sappiamo assolutamente chi, non sappiamo assolutamente dove, non sappiamo assolutamente quando, non sappiamo assolutamente se costui sarà in grado di leggere una cosa di questo genere. Allora, mettiamola anche in altri termini. Se in questo momento una sonda Voyager passasse a 400 km dalla Terra, noi probabilmente non la vedremo. Quindi la nostra civiltà a oggi non è capace di accorgersi che una sonda di questo genere passi nel sistema solare, forse se sfiorasse la Terra, però non abbiamo comunque gli radar di ricerca che cerchino, che è in grado di rivelare oggetti di questo genere. Quindi noi non ci siamo ancora al punto di poter vedere un messaggero di questo genere. Quindi a maggior ragione è una grossissima scommessa, però valeva la pena di essere fatta. Siamo nel 1977 ed è ora di far rotta verso le stelle. Quella è la nebulosa Pelicano, la fotografia è mia, così, dato che Alessandra ci teneva a dire che faccio anche questa fotografia, questa è una delle ultime che mi è venuta fuori. Rotta verso le stelle, è ora di fare il lancio. I lanci sono avvenuti ad agosto e settembre del 77. Per prima è stata lanciata la Voyager 2, per seconda la Voyager 1, il missile vettore e un Titan III. Il Titan III è una brutta bestia perché è né più né meno che un missile balistico intercontinentale, quello fatto per portare le bombe atomiche dall'altra parte del mondo, riconvertito per missioni scientifiche. Però quello è disponibile, quindi quello per fortuna si usa per missioni pacifiche, non per portare a spasso bombe. La prima cosa bella, dello stesso giorno del lancio, test delle macchine fotografiche, la Voyager 1 ha inviato a Terra la prima foto che abbiamo avuto dallo spazio del sistema Terra-Luna. Anche sulla Luna ci siamo andati già un po' di anni prima, nel 69, però non c'è stata nessuna sonda che sia andata oltre la Luna per fotografare il sistema da fuori.
ed eccola qui, questo è il sistema Terra-Luna fotografato da circa 1 milione di chilometri di distanza. Questa è finalmente l'orbita e ora vi spiego che cosa è successo e come è andata. Allora, noi siamo qui, questa è l'orbita terrestre, questo è il momento di lancio dell'agosto del Voyager 2 e settembre del Voyager 1. Tutte e due hanno incontrato Giove, che se vedete è tra virgolette dietro l'angolo di casa, circa 2 anni dopo. Quindi la Voyager 2, la prima lanciata, è stata più lenta e è arrivata a luglio, mentre la Voyager 1 è partita dopo ma era più veloce ed è arrivata a marzo del 79. Poi tutte e due hanno proseguito verso Saturno, hanno raggiunto Saturno ad agosto, a novembre 80 la Voyager 1 e a agosto 81 la Voyager 2. Dopo di questo, la Voyager 1 è stata fiondata fuori dal sistema solare, dal campo gravitazionale di Saturno, e sta andando, rispetto al piano dei satelliti, dei pianeti, che si chiama piano dell'eclittica, sta andando verso nord, mentre la Voyager 2 ha continuato su un'orbita diversa, più lenta ma con differenti obiettivi scientifici, ha incontrato Urano nell'86 e Nettuno nell'89. Dopodiché anche la Voyager 2 sta continuando verso l'esterno del sistema solare. Come hanno fatto le sonde a guadagnare velocità per scappare? È una cosa molto interessante secondo me, si chiama fionda gravitazionale oppure in inglese gravity assist. Funziona in questo modo: io posso usare il campo gravitazionale di un pianeta per accelerare o rallentare una sonda. Si fa in questo modo: se io voglio accelerare, questo è il pianeta si muove da destra verso sinistra, io faccio in modo che la mia sonda passi a valle del pianeta, o spadone, mettiamola così, a monte se si muove in questo modo, quindi dietro il pianeta che va in questo senso, la sonda cade verso il pianeta, viene attratta dalla gravità del pianeta stesso e quindi guadagna velocità, ma siccome gli passa alle spalle, nel momento in cui arriva in vicinanza del pianeta, il pianeta sta andando via. Quindi nell'uscita dal campo gravitazionale di Giove o di Saturno in questo caso, la sonda mantiene la velocità che ha acquisito durante il tuffo, non la perde completamente. E questo è un modo per accelerare una sonda. Allo stesso modo, se io voglio rallentare una sonda, che cosa posso fare? Passo davanti al pianeta. Se gli passo davanti, la gravità, mentre mi avvicino, è più debole di quella quando mi allontano, perché durante l'allontanamento continuo ad essere per più tempo nel campo gravitazionale del pianeta. Allora, se voglio guadagnare energia, mi tuffo alle spalle e questo mi accelera. Se voglio perdere energia, mi tuffo davanti. Ad esempio, le sonde che sono andate verso Mercurio hanno avuto bisogno di perdere un mucchio di energia, perché Mercurio è interno rispetto a noi verso il Sole, quindi per raggiungere Mercurio io devo perdere un mucchio di energia, molta di più di quella che posso mettere a bordo con i propellenti dei razzi. Allora che cosa hanno fatto? Hanno fatto passare le sonde verso Mercurio più volte attorno a Venere e alla Terra, ogni volta per fargli perdere energia, fino ad avere una velocità così bassa da poter entrare in orbita attorno a Mercurio. Qui invece si è fatto il contrario, si è usata l'energia gravitazionale di Giove e di Saturno per fiondare le sonde Voyager verso l'esterno del sistema. 1979, siamo a 5 unità astronomiche, l'unità astronomica UA e la distanza media fra Terra e Sole, cioè circa 150 milioni di chilometri. Qui siamo a 600-750 milioni di chilometri e stiamo passando attorno a Giove. L'obiettivo primario è ovviamente il re dei pianeti, Giove, e le sue lune. Le riprese sono cominciate da gennaio del 79, il massimo avvicinamento si è avuto il 7 luglio del 79 da parte di Voyager 2. In tutto le sonde hanno trasmesso 33.000 immagini di Giove e dei 5 satelliti principali. Questa è l'orbita seguita avvicinandosi a Giove, questa è la vista sul piano equatoriale.
I numeri sono ore, ovvero tutto l'attraversamento del sistema dura 2 giorni, qui siamo 40 ore prima, qui siamo 40 ore dopo, 3 giorni insomma. Quindi in 3 giorni si è avuto l'avvicinamento a Giove. Notate che i trattini si allungano, ovvero qui il trattino copre un certo spazio, qui il trattino è molto più lungo perché qui sta accelerando, si tuffa verso Giove, ma Giove si muove in questo senso, scappa via, la sonda viene accelerata ed esce da questa parte. Tuffando il sistema di Giove è passata molto vicina ad Amaltea, al satellite più interno, poi ha attraversato l'orbita di Europa, l'orbita di Ganimede e l'orbita di Callisto. E anche quella di Io, che è qua. Ecco. Perché è stata fatta passare sotto Giove, leggermente più in basso? Perché Giove ha degli anelli, e questa è la nota della prima, dall'osservazione da Terra. Gli anelli di Saturno sono più famosi, ma tutti i pianeti esterni, quindi Giove, Saturno, Urano e Netturno, hanno un sistema di anelli, anche se molto debole, che sono composti di polveri. Quindi si voleva evitare che le Voyager incontrassero un ambiente di polvere che potesse danneggiarle. Quindi è stata fatta passare sotto il piano dei pianeti, dei satelliti di Giove, che è anche il piano degli anelli. Su Giove le scoperte si sprecano, io qui lascerò il campo poi ad Adria Fattade nella prossima conferenza, che vi racconterà, credo, tutto dei pianeti del sistema solare e di che cosa abbiamo scoperto su di essi. Però sono state le prime fotografie a lunga esposizione, in grande dettaglio, che ci hanno detto qualche cosa di più della dinamica delle nubi di Giove, della dinamica dei gas, della composizione delle nubi di Giove. Si è scoperto ad esempio che la grande macchia rossa che vedete lì in alto a destra è in realtà un insieme di zone turbolente più piccole, non è un sistema omogeneo, la Terra non si riusciva a vederlo. Questi sono gli anelli di Giove visti da dietro, ovvero quando la sonda è stata occultata dal pianeta e quindi ha perso la luce solare, ha fatto delle fotografie in controluce, e in controluce vedi per esempio le bande di polvere e quindi gli anelli di Giove, oltre a dettagli dell'atmosfera stessa del gigante. Questa è la composizione delle due foto che permette di percepire i due lati degli anelli di Giove. Vedete che fanno una piccola ellisse, le Voyager sono passate appena sotto, quindi lo vedono leggermente di profilo. Questo è un altro dettaglio degli anelli di Giove, ottenuto con tempi di esposizione differenti. Siccome gli anelli hanno una densità maggiore al centro e più rarefatti verso l'esterno, si sono dovute fare diverse fotografie con tempi di esposizione crescenti in modo da capire fin dove arrivassero gli anelli. Da Terra non si vede tutto, essere lì sul luogo vuol dire avere una vista molto più dettagliata. La scoperta più straordinaria, più inattesa e che fece discutere molto all'epoca fu quella dei vulcani su Io. Io è una luna di Giove. Si sapeva che aveva un colore strano, ma vederla da vicino è stata un'altra cosa. Giove, Io, ha una superficie molto giovane da un punto di vista geologico, non ha praticamente crateri di impatto. Quindi vuol dire che la superficie, la roccia della superficie, si rinnova continuamente. Come fa a rinnovarsi? Io prende energia da Giove perché è deformata dalle forze mareali di Giove. Giove induce delle maree su Io. Io si espande e si contrae continuamente. Questo la scalda e il calore che si genera all'interno di Io provoca delle eruzioni vulcaniche. Queste erano assolutamente inaspettate. Una ricercatrice della NASA, anzi del JPL, stava analizzando le fotografie scattate dalle sonde dopo l'avvicinamento a Giove. L'interesse di questa ricercatrice non era dalle fotografie in sé, era dalle stelle di fondo, perché per capire esattamente il puntamento delle macchine fotografiche e la traiettoria che la sonda sta percorrendo, prendevano le fotografie, tiravano su l'intensità luminosa, andavano a cercare le stelle di fondo, identificando le stelle sugli atlanti stellari, riuscivano a capire esattamente l'orientamento della sonda in quel momento. Tirando su una di queste immagini,
parlo da sto fotografo, non so quanti ce ne siano in sala, ma le immagini erano clippate al primo, ai primi 5 livelli e agli ultimi 5 livelli, quindi il tutto chiaro e il tutto scuro venivano esclusi. Nei primi 5 livelli in basso, nello scuro, nel nero, c'erano questi oggetti, c'era questa specie di mezzaluna e questa specie di punto chiaro. Chi vide l'immagine al primo momento pensò, la prima cosa ho un difetto della camera, la seconda cosa ho un oggetto sullo sfondo e per terza cosa, dato che era esclusa in questi due fatti, qualcosa di inatteso. La cosa inattesa è un'eruzione vulcanica. Alla NASA non vogliono accettare subito la cosa perché c'erano testati di false allarme di possibili eruzioni vulcaniche su Marte, poi rivelatesi soltanto tempeste di polvere. E quindi dissero no, ma no, non è possibile. Allora vennero esaminate altre foto e si scoprì che i vulcani su Io erano presenti in 7 differenti fotogrammi. E questa è stata, ripeto, sicuramente la scoperta più inattesa fatta dalle Voyager durante il sorvolo del sistema di Giove. Ci avviciniamo a Saturno. Questo diagramma è la velocità di movimento delle sonde. Allora, la curva blu è la velocità di fuga del sistema solare, ovvero quanto veloce devo mandare un corpo in modo che sfugga in modo definitivo all'attrazione del Sole. È la stessa cosa di mandare un satellite in orbita intorno alla Terra, non basta portarlo in alto, bisogna anche dargli velocità. Io devo dare a un satellite una velocità tale che non mi ricada sulla Terra, che quindi stia in orbita. Se la velocità è molto grande, non sta in orbita e partirà dalla tangente, andrà verso qualche altro corpo celeste. Però la scappata del sistema solare deve essere ancora più veloce. Allora, a seconda della distanza del Sole, sempre espressa in unità astronomiche, 150 milioni di chilometri in una, quella riga blu è la velocità che devo prendere per scappare. Prima di Giove, le Voyager stavano costantemente rallentando. A Giove prendono una botta tale da superare la velocità di fuga e poi si dirigono verso Saturno di nuovo rallentando, ma già oltre Giove le sonde non sarebbero più ritornate indietro. Saturno diede al Voyager 2 un'altra botta di velocità e questa è l'uscita dopo Saturno, questo è l'incontro con Urano, questo è l'incontro con Nettuno e questa è la velocità attuale di fuga. Le Voyager 2 sta viaggiando in questo momento a 15 km al secondo, cioè a circa 50.000 km all'ora, e sta scappando dal sistema solare a 50.000 km all'ora. Ecco Saturno, sono passati 3 anni dal lancio, vi ricordo 77, siamo tra l'80 e l'81, infatti la missione era stimata durare almeno 4 anni. Facciamo il flyby di Saturno. Cosa vuol dire flyby? Vuol dire vola vicino. Tutte queste sonde hanno visitato i loro oggetti senza entrare in orbita, passando soltanto a fianco. Nessuna di queste aveva abbastanza carburante da frenare e andare in orbita attorno al corpo celeste. Quindi cosa si è fatto? Si sono fatti dei passaggi ravvicinati per Saturno come per Giove come per gli altri corpi visitati. Quali sono gli obiettivi della missione? Anzitutto Titano. Perché Titano? Perché Titano è una luna molto grande, se non ricordo male è più grande di Mercurio, ed è l'unica luna del sistema solare con un'atmosfera. Si sapeva da osservazione a Terra che Titano aveva un'atmosfera e quindi si sperava di ottenere da Titano, dalle Voyager, immagini ravvicinate che ci dicessero qualcosa di questo mondo. Titano non è soltanto una luna, è un mondo. Poi il sistema di Nebelli, che chiaramente è un oggetto straordinario, e poi la dinamica atmosferica e gli altri satelliti sempre di Saturno. Questo è l'avvicinamento a Saturno. Vedete che qui, anche sul piano equatoriale, si è passati molto sotto, perché non si voleva in nessun modo passare troppo vicino al piano degli anelli, perché è troppo pericoloso per la sonda. Quindi si è passati, se guardate in pianta, nell'immagine sotto, a filo del piano degli anelli, ma al di sotto di esso. Ciò nonostante ci sono dei problemi non indifferenti dovuti all'avvicinamento con Saturno.
Titano ha purtroppo clamorosamente deluso le attese, perché le migliori fotografie che le Voyager hanno inviato di Titano sono cose di questo tipo, ovvero Titano si è regalato essere anche da vicino una palla arancione coperta di nebbie, coperta di nubi, con praticamente nessun dettaglio atmosferico. E quindi le misure e le fotografie sono di questo genere. Si è determinata qual era l'altezza delle nuvole e quindi si è visto che c'è uno strato che è sotto il ultravioletto, poi c'è uno strato di nebbia ottica che copre tutto, si suppone che di sotto ci siano nubi di metano, però non è possibile dire molto di più dalle misure Voyager su Titano. Titano è stato poi oggetto della missione congiunta Cassini-Huygens, dove, che anno è stata, metà anni 90, non ricordo più le date esatte, il lander Huygens è atterrato sul Titano e ci ha poi mandato le fotografie dettagliate. E la sonda Cassini, che sta ancora orbitando attorno al sistema di Saturno, sta continuando a mandare mappe radar di Titano, perché le onde radar perforano sull'atmosfera. Purtroppo le Voyager su Titano hanno potuto dire poco. In compenso ci ha detto molto su Saturno, sul sistema degli anelli, sulla dinamica degli anelli. C'è un libro, chi vuole approfondire consiglio veramente di acquistarlo, costa 20 euro, si chiama L'era dei viaggi interstellari, è disponibile sia in italiano che in inglese ed è scritto da tale Jim Bell, che all'epoca di questi avvicinamenti era uno studente di fisica e poi è diventato docente di astrofisica, e racconta le emozioni, gli stati d'animo, la stanchezza, l'ebbrezza che si provava in quei momenti in cui la Voyager continuava, le Voyager mandavano una dopo l'altra foto, ognuna più meravigliosa di quella precedente, del sistema degli anelli di Saturno. Le Voyager scoprirono ad esempio che ci sono degli anelli intrecciati, non ci sono anelli che hanno delle onde, quelli più esterni, che si intrecciano uno con l'altro. E i docenti di meccanica spaziale, gli esperti della NASA, le guardavano e dicevano: non è possibile, non posso giustificare un anello intrecciato con la legge di Newton. In realtà si può, ma hanno assolutamente stupito. L'altra cosa che ha stupito, e qui non si vedono degli intrecciati, ma si vedono un po', eccolo qua, sono quelle specie di ombre sugli anelli, ovvero delle strutture radiali. Le strutture radiali non dovrebbero poter esistere, perché gli anelli si muovono ognuno alla propria velocità e quindi continuamente stirerebbero una struttura di questo genere. Invece esistono strutture di questo genere, sono onde di densità che si propagano. Quindi il sistema degli anelli si è dimostrato essere ancora più sofisticato, ancora più complesso, ancora più meraviglioso di quanto ci si aspettava. Al punto che c'è gente che ha, nel racconto del libro, che ha fatto giornate intere, perché poi cosa ha fatto le Voyager? Hanno raccolto le fotografie, messe sul famoso nastro e poi trasmesse con una certa velocità. Quindi gente che dormiva in macchina 2 ore per poter poi tornare a vedere la fotografia dopo e vedere cos'era arrivato. Questo deve essere Encelado, uno dei più interessanti satelliti. Dalle misure delle Voyager e poi dalle misure delle sonde successive, in particolare di Cassini, Encelado potrebbe avere un oceano di acqua liquida al di sotto della grotta di ghiaccio. È un mondo ghiacciato, ma al di sotto potrebbe avere acqua liquida, e quindi un altro mondo che varrebbe la pena di esplorare, in quanto ha probabilmente qualche sorgente di calore all'interno, magari dovuta all'attività mareale, che permette l'esistenza di acqua liquida. Acqua liquida, più rocce, più energia, è un posto possibile per andare a cercare molecole vitali o prebiotiche. Continuiamo il nostro volo, perché è ancora lungo. Siamo nel 1986, quindi 6 anni dopo gli incontri con Saturno, e finalmente le Voyager sono 19 unità astronomiche del Sole e passano accanto di fianco a Urano. La Voyager 1, come vi avevo detto, è partita dalla tangente. Dopo Saturno ha lasciato il piano dell'eclittica ed è stata mandata verso nord. La Voyager 2 no, è più lenta, ma è riuscita a fare l'incontro prima con Urano e poi con Nettuno. Su Urano la Voyager 2 è passata a soli 86.000 km dalla superficie, e anche qui si sono avute delle sorprese incredibili.
Prima sorpresa, la superficie di Urano non ha dettagli. Urano, tra l'altro, è in opposizione in questi giorni, se cercate sulle riviste dell'astronomia o comunque sul web si trovano le fotografie, ma nelle migliori foto della Terra è esattamente così, una pallina azzurra. La fotografia di destra è una composizione di immagini dell'infrarosso e del visibile. Allora, nell'infrarosso si vede che effettivamente ci sono zone più calde e zone più fredde. Ora, Urano, aspetta che abbiamo un'altra immagine, eccola qui. Urano è un pianeta unico nel sistema, almeno per il fatto che il suo asse di rotazione non è verticale. Allora, la Terra ha un asse di rotazione che è inclinato di 23 gradi rotti rispetto al piano orbitale, e più o meno tutti i pianeti girano su se stessi su un asse che grosso modo è a 90 gradi rispetto al piano orbitale. Urano no, Urano non ruota, rotola, ovvero ha l'asse di rotazione che è quasi orizzontale sull'orbita, quindi avanza attorno al Sole non ruotando così, ma ruotando così, sul suo piano. Quindi vedete che anche qua le voglie sono passate attraverso il piano orbitale di Urano e delle sue lune e si sono trovate a dover passare in un modo studiato per fotografare il massimo numero di lune in quel momento. Torno indietro. Allora, di nuovo un piccolo intervallo tecnico. Nelle previsioni originali della missione non si parlava di incontri con Urano e Nettuno. In particolare si sapeva che durante questi incontri la velocità di trasmissione dei dati possibile con le attrezzature disponibili nel 1977 al momento del lancio non avrebbe permesso di ricevere dati con una velocità di trasmissione sufficiente a raccoglierli tutti. Però ci sono sei anni, dal 1980, ultimo sorvolo di Saturno, al 1986 e poi al 92, mi sembra, in cui abbiamo sorvolato Nettuno. Durante questi anni l'evoluzione tecnologica e l'ingegnosità progettuale delle sonde ha permesso di raccogliere più dati di quanto stimato inizialmente. In particolare, sul calcolatore numero 2, sul Controller and Command System 2 che è in stand-by, è stato caricato un software di compressione delle immagini, praticamente un antenato del JPEG. La modalità di trasmissione delle informazioni è stata cambiata, è stato caricato un nuovo algoritmo che permette una correzione migliore degli errori di trasmissione. A Terra si sono migliorate le antenne, in particolare fino a Saturno si era usata l'antenna di 64 metri di Goldstone in California. Le 64 metri della NASA, che erano diventate 3 nel frattempo, sono state espanse da 64 a 70 metri, aggiungendo nuovi pannelli. Le antenne piccole, che erano le 26 metri, sono state portate a 34 metri di apertura. Poi sono stati modificati i software a terra in modo da poter collegare le antenne, diciamo così, in parallelo per migliorare la qualità dei segnali. Poi è stato modificato il ricevitore a terra usato dalla NASA e poi si è fatta una collaborazione con il centro di radioastronomia australiano, con lo Xero Parkes, e con le antenne del VLA, del Very Large Array, che è un altro radiotelescopio che è nel New Mexico, e un ulteriore radiotelescopio di 64 metri che è disponibile in Giappone. Gli scienziati scherzavano, dice, abbiamo un'antenna grande come l'Oceano Pacifico. Non proprio, ma le antenne circondavano l'Oceano Pacifico. Quindi c'è stato uno spettacolare miglioramento, in particolare. Da Giove abbiamo raccolto dati a 115.000 bit al secondo, da Saturno a 29.000. A Urano ci si aspettava di arrivare a 9.000, invece si è arrivati di nuovo a 30.000 bit secondo. Su Nettuno l'aspettativa potrebbe essere circa 3.000 bit secondo e ne abbiamo raggiunti 21.000. Quindi c'è stato un miglioramento di 3 volte e di quasi 7 volte dovuto a miglioramenti tecnologici sia a terra che sulle sonde. E questo è il bello di aver
è un satellite di una sonda, un calcolatore, riprogrammabile da Terra. L'antenna dietro è la 70 metri di Goldstone. Questo è il Very Large Array a Socorro nel New Mexico. Questo è 64 metri di Parkes in Australia. Questo l'ho fatto vedere prima, l'atterrassamento della zona di Urano, dell'orbita di Urano. Questo è Urano. In realtà, lavorando l'immagine ed estraendola da più bande spettrali, si è visto che c'è un pochettino di più, ovvero comunque Urano ha una meteorologia, ha una struttura interna, ha delle nuvole e ha una struttura atmosferica che è più complessa di quello che sembra a prima vista. Queste sono le lune di Urano. Le lune di Urano sono state scoperte da Herschel e hanno avuto i nomi del figlio di Herschel, da John Herschel, che era appassionato delle opere di Shakespeare e le ha chiamate con nomi shakespeariani. Quindi abbiamo Umbrian, Oberon, Ariel, Titania e Miranda. Miranda in particolare è un mondo assolutamente straordinario. Sembra che sia un patchwork di pianeti, comprende scarpate di 20 km, è tormentatissimo, ha una struttura che ancora oggi non è mai spiegata, perché potrebbe essere il frutto dell'impatto di due corpi all'origine del sistema solare, perché non c'è altro modo di spiegare un corpo di queste dimensioni, che mi pare che sia sui 500 km di diametro, le strutture geologiche che si vedono. Tutte queste sono le uniche fotografie che abbiamo ravvicinate del sistema di Urano, perché dopo le Voyager, da 40 anni a questa parte, da 30 anni a questa parte via, non è più stata inviata nessuna sonda verso il sistema solare esterno, eccetto la New Horizons verso Plutone. Ma gli ultimi due pianeti, Urano e Nettuno, non sono più stati visitati. Quindi, in effetti, da un punto di vista scientifico, siamo fermi alle conoscenze delle Voyager di 30 anni fa. Questo è il primo Miranda. Questi soli, queste strutture, appunto, hanno lasciato a bocca aperta. Anche perché ci si aspettava, andando verso l'esterno del sistema solare, dato che le temperature si abbassano allontanandosi dal Sole, di trovare una estrema monotonia, di trovare oggetti monotoni, di trovare lune grigie fatte di ghiaccio con tanti crateri uguali l'una all'altra. Invece tutti questi satelliti sono stati trovati, ognuno eccezionale per qualche motivo, ognuno con caratteristiche inattese. Passano altri anni, siamo nell'89, ormai siamo a 30 unità astronomiche dal Sole, e siamo a Nettuno, sempre solo la Voyager 2, che è passata a soli 5.000 km dal Polo Nord. Di nuovo, basandosi sul suo volo di Urano, che si pensava di trovarsi davanti a un altro mondo noioso come Urano. Invece Nettuno è completamente diverso. A parte il piano orbitale, che è molto più tranquillo. Nettuno ha un grande satellite che è Tritone, che è stato ovviamente visto e fotografato, e queste sono le nuvole di Nettuno. Nettuno ha un colore ancora più azzurro di Urano. Questo azzurro è dovuto essenzialmente al metano. Il metano presente nell'atmosfera assorbe la luce rossa e riflette la luce azzurra, e quindi queste colorazioni azzurro-bluastre, azzurro-verdastre, a seconda degli angoli di vista. Urano un po' più verdino, Nettuno un pochettino più azzurro, dipende dalla pressione del metano. Però ha una struttura atmosferica, altra cosa straordinaria. Si sa da tempo che Giove e Saturno sono più caldi di quello che dovrebbero essere, ovvero sia Giove che Saturno emettono nello spazio più energia di quella che riceve dal Sole. Quindi hanno una fonte di energia interna, dato che sono lì da 4 miliardi di anni e mezzo e continuano a buttare fuori energia. La fonte di questa energia non è chiara, potrebbe essere dovuta al fatto che il pianeta si sta pian piano restringendo e la caduta verso il centro rilascia energia, oppure che qualche reazione chimica o fisica, un cambio di stato ad esempio di ghiacci metallici o roba di questo genere, stia facendo emettere energia. Questo è molto vero per Giove, è un po' meno vero per Saturno, che emette meno energia,
Urano è in bilancio termico, Urano non emette più energie di quanto riceve dal Sole, Nettuno ne emette il triplo. Quindi anche qua c'è l'aspettativa di un mondo spento e invece Nettuno è molto più dinamico e ha molta più energia di quella che emette Urano. E anche qui il motivo, dato che non abbiamo più mandato sonde per fare un giro di attorno e fare misure per lungo tempo, non è facilmente spiegabile. Nettuno in varie bande spettrali, anche Nettuno ha dei sistemi di nuvole e di bande e di macchie che nascono e muoiono, e quindi ha fornito un soggetto per fotografie estese. Ha bande equatoriali di nuvole. Ha un sistema di anelli. Queste sono di nuovo due fotografie fatte allontanandosi da Nettuno, nascondendosi dietro al pianeta nell'ombra per scattare, e si vede il sistema di anelli complesso. Da Terra si sapeva l'esistenza di un paio di anelli, pare che ne abbia 6 o 7 in realtà di sistemi di anelli attorno. Già che c'eravamo, le Voyager hanno scoperto tutta una serie di satelliti attorno a Nettuno. Alcuni sono grossi massi, sono asteroidi catturati dalla fascia di asteroidi. Ma Tritone è eccezionale. Tritone è assolutamente particolare, anche qui assolutamente inaspettato. Un pianeta con ghiacci colorati, con una geologia, con pochi crateri, con una geologia che rinnova la superficie, con spaccature, con laghi di azoto ghiacciato, con pochissimi crateri come quello che vedete lì al centro. Quindi Tritone di nuovo è un mondo con spaccature, quindi probabilmente sotto c'è il ghiaccio che si muove e il ghiaccio muovendosi provoca queste crepe, quindi c'è una geologia attiva. Anche qua non ci si aspettava in modo più assoluto di trovare la geologia attiva a questa distanza dal Sole, e invece c'è. D'altra parte l'abbiamo trovata su Plutone, che è alla stessa distanza dal Sole. Ecco ancora Tritone. Tutta una serie di panorami uno diverso dall'altro. Dopo Tritone, addio. Usciamo dal sistema, siamo a 30 unità astronomiche, siamo alla periferia dei corpi conosciuti del sistema solare, al di là c'è la Terra incognita, non ci sono più oggetti che definiamo pianeti, allora era ancora definito pianeta Plutone, ma per motivi orbitali Plutone era ben distante, quindi non raggiungibile, era dall'altra parte del Sole essenzialmente. Quindi questa è la forma di addio al sistema solare. Questi sono Nettuno e Tritone, nella luce della sera il Sole è alla sinistra, le Voyager 2 si sta allontanando verso sud, Voyager 1 è andata verso nord, Voyager 2 è verso sud del sistema, e da lì ci si allontana. Gli scienziati e i manager che hanno lavorato alle missioni Voyager sono riusciti per 40 anni a ottenere fondi dalla NASA e dal Congresso, ogni volta a rischio cancellazione, anche perché il rischio di cancellazione fu dopo l'ottenimento del target primario, cioè il sorvolo di Saturno. Poi si ottenne un'estensione della Voyager 2, ma si voleva spegnere la Voyager 1, che tanto ormai era fuori dal sistema solare, riuscirono a non farla spegnere, con la scusa che ricevere dati e gestire due sonde anziché una cambiava di pochi costi. Nell'88, di nuovo, passato l'incontro con Nettuno, si pensava di abbandonare il sistema e di spegnere Voyager e di tagliare i fondi. Di nuovo si riuscì a mantenere le sonde attive e a iniziare quella che è stata chiamata la VIM, ovvero la Voyager Interstellar Mission. Lasciato il sistema solare, andiamo verso le stelle. Le Voyager hanno avuto negli anni, mi pare, 6 o 7 amministratori NASA, ovvero persone che da parte di NASA coordinano le operazioni da un punto di vista organizzativo e amministrativo. Ma uno e un solo direttore scientifico, che si chiama Ed Sloan, che è un tranzillo signore, ormai credo su oltre 70, che ha iniziato la carriera nelle Voyager come post dottorato, era appena laureato e fu nominato responsabile del team scientifico. Ha credo 28-29 anni, tra l'altro.
Lui era responsabile del team scientifico come coordinatore ed era responsabile dell'esperimento del plasma, ovvero quello che misura la densità dei plasmi, dei gas presenti nello spazio interplanetario. Ed Stone è ancora il direttore della missione, dopo 40 anni, 30 anni dal lancio, e mantiene lo stesso entusiasmo che aveva in quel tempo. Ed è stato il principale promotore, anche perché è una persona che spiega molto bene dal punto di vista tecnico e scientifico le proprie ragioni, il promotore dell'estensione di questa missione. Allora, dove siamo? Stiamo guardando il Sistema Solare da molto 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 distante e vediamo delle bolle. Il Sole proietta nello spazio il proprio vento solare, ogni secondo mi pare un milione di tonnellate di particelle che il Sole spara in tutte le direzioni e diffonde nello spazio. Queste particelle, che si chiamano vento solare, si muovono e creano una bolla attorno al Sole. Queste particelle, oltre a un po' di materia, essenzialmente idrogeno ed elio, portano in giro anche un campo magnetico, per cui le Voyager hanno costantemente misurato la densità del vento solare e la forma, forza e orientamento dei campi magnetici intorno al Sole. Il campo magnetico solare, la bolla solare, incontrando i gas intergalattici, interstellari, provoca esattamente quello che una barca fa quando si muove in acqua, un'onda di prua, dato che il Sole rotea e rivolve attorno al centro della galassia, si muove attorno al centro della galassia, rimane in orbita, e quindi nel suo movimento crea un'onda di prua. Allora, qui vedete la bolla del campo magnetico e vento solare all'interno del sistema. La traiettoria delle due Voyager, la 1 verso il sud e la 2 verso nord, la 1 verso nord e la 2 verso sud, vedete il termination shock, cioè l'onda d'urto primaria che si crea dove questa bolla finisce, poi c'è una zona che si chiama eliopausa, dove i campi magnetici del Sole e della galassia più o meno si diluiscono uno nell'altro, e finalmente l'onda di prua vera e propria. Dove sono le Voyager? Ah, eccole qui. Questa è la medesima immagine con un altro punto di vista un po' più vicino. Voyager 1 verso nord, Voyager 2 verso sud, Pioneer 11 è verso la direzione di prua del movimento del Sole, Pioneer 10 è stata mandata invece verso la coda della coda solare. Purtroppo con le Pioneer abbiamo perso i contatti da alcuni anni, mentre le Voyager continuano allegramente a funzionare. Cos'è il termination shock? È questo. Se voi aprite l'acqua del lavandino, questa è la lavandina della cucina di progelato per qualcuno di che sta osservando, se voi aprite l'acqua sul lavandino, vedete che il flusso d'acqua subito attorno al getto si muove in maniera laminare. Dopo l'acqua diventa turbolenta e si forma delle bolle, ma non ci sono praticamente bolle, si formano lì e la turbolenza si forma qui. Ecco, questo punto dove l'acqua risale e diventa turbolenta non è nient'altro che un termination shock. È il punto dove nel sistema solare il vento solare, che è laminare e continuo, diventa turbolento perché non ce la fa più a reggere il contrasto dei campi magnetici che stanno dall'altra parte e lo obbligano a rallentare. Questa è astrofisica del lavandino. Allora, nel 2004, a 96 unità astronomiche dal Sole, ovvero 15 miliardi di chilometri, quasi 15 miliardi di chilometri, la Voyager 1 è uscita dal termination shock, ovvero abbiamo visto che la Voyager 1 ha lasciato la zona dove il campo magnetico è laminare ed è entrata in una zona di campo magnetico turbolento e quindi ha superato il cosiddetto termination shock. Le cose di fuori non sono tanto semplici e al di fuori del termination shock c'è una zona turbolenta che si chiama guaina solare, helio sheet o helio guaina nella traduzione italiana.
Dopo di questa c'è una eliopausa dove finalmente finisce la turbolenza e poi di fronte c'è ancora l'onda di prua. Per 10 anni, dal 2004 al 2012, c'è stato 13 anzi, c'è stato il quiz, ma le Voyager hanno lasciato o no il sistema solare? Beh, dipende da cosa si intende per il sistema solare. Se si intende la zona di influenza della gravità del Sole, no, sono ancora soggetti alla gravità solare. Se si intende la zona di influenza del vento solare, ni, sono al limite. Se si intende la zona in cui i raggi cosmici galattici prevalgono sui raggi cosmici solari, sì, hanno lasciato il sistema. La Voyager 1, la 2 ancora no. Questo è il diagramma dei conteggi di particelle a bassa energia, ovvero di raggi cosmici emessi dal Sole, fatta da Voyager 1. Le Voyager trasmettono tutti i giorni i dati di misura di questi parametri, quindi tutti i giorni il sistema di ascolto della NASA sintonizza le Voyager e scarica i dati della giornata. Poi ogni 6 mesi vengono scaricati i dati più dettagliati che sono registrati sul registratore nastro, che come vi dicevo dopo 39 lunghi anni continua felicemente alla Voyager a registrare e svolgere. Allora, cosa si è visto ad agosto del 2012? Si è visto che nel giro di 2-3 giorni il conteggio dei raggi cosmici del Sole ha subito un primo buco verticale, poi è tornato al livello di prima per un po' di giorni, poi ha subito un altro buco verticale, poi è tornato su, poi è tornato giù e c'è rimasto. Cosa mi dice questo? Dice che le Voyager 1 ha superato una zona di grande turbolenza in cui per un po' vedeva i raggi cosmici solari, per un po' non li vedeva più. E questo è il primo indizio di uscita dall'Heliosheet, dalla guaina solare. Allo stesso modo c'è un altro contatore di raggi cosmici che misura i raggi cosmici galattici a energia più elevata. E questo dato è aumentato ed è rimasto pressoché costante dall'ottobre del 2012. Quindi anche qui possiamo dire che è uscita dal sistema. Questi dati sono disponibili sui server della NASA. Questo l'ho fatto io l'altro ieri, 3-4 giorni fa. Mi sono collegato, ho tirato giù gli ultimi 9 anni di misure. Quindi sono 9 anni di misure del misuratore dei raggi cosmici. Vedete che questi sono raggi cosmici galattici. All'interno del sistema solare ho tipicamente meno di un conteggio per minuto, poi pian piano i conteggi aumentano, qui siamo ad agosto, qua c'è l'errore 2012, non 11, sale e poi rimane costante fino ad oggi, oggi siamo qua, con qualche spike, con qualche stranezza, però il livello è rimasto essenzialmente costante. Una delle cose belle di queste missioni è che basta collegarsi al sito NASA Voyager e uno si scarica i dati, sono lì disponibili, sono in formato CSV, si tirano giù, si mettono in Excel, si riprocessano e se uno vuole studiarsi se li studia. Quindi, secondo i responsabili del progetto, la Voyager 1 ha lasciato almeno la zona della Helio-Guaina, non ha ancora visto l'onda d'urto di prua nel sistema solare, sta vedendo i raggi cosmici galattici e sta volando verso la nube di Oort, che è una nube di comete che circonda il sistema solare e raggiungerà questa nube circa nei prossimi 300 anni. Il telefono non siamo di poi. Questo signore qui è il famoso Gladstone di fronte a un simulacro del Voyager e in alto dice il Voyager è nello spazio interstellare, lo spazio tra le stelle, punto. A sinistra vedete i contatori di raggi cosmici. Voyager 1 vedete la banda verde che sono le particelle del Sole che sono ridotte ai minimi termini e la banda rossa che sono le particelle galattiche che sono molto alte. Voyager 2 più indietro dovrebbe raggiungere la medesima zona in 3 o 4 anni e per il momento sta ancora vedendo le particelle del Sole, predominante su quelle galattiche. Allora, fine della missione? Ci siamo quasi. Cosa rimane di Voyager? Sono in volo da 39 anni, sono ai confini del sistema solare. Il Voyager 1 è a 20 miliardi di chilometri, infatti uno dei motivi per fare questa conferenza era il passaggio del limite
ovviamente ovviamente fittizio, ma simbolico, di 20 miliardi di chilometri dal Sole. 136 unità astronomiche. Se voi mandate un comando al Voyager, la risposta vi arriva 37 ore dopo, 38. Quindi sei a 19 ore luce. Allora, un altro modo di dare le distanze era di ragionare in termini di luce. Noi siamo... Allora, mettiamola così, io sono da voi a 10 metri. 10 metri sono 30 miliardesimi di secondo. Io non vi vedo come siete ora, vi vedo come eravate 30 miliardesimi di secondo fa. Non capita molto in 30 miliardesimi di secondo nel nostro cervello e quindi sembra di essere in tempo reale. Ma se mando un segnale radio alla Luna, mi accorgo che mi torno indietro dopo 2 secondi e mezzo. Sono 380.000 km, 380.000 km, e ci vanno quasi 2 secondi e mezzo per sentire un eco di un segnale verso la Luna. Il Sole è a 8 minuti e mezzo. Se io spegnessi il Sole, non ho trovato l'interruttore, ma ci deve essere, voi vedete sparire la luce 8 minuti e mezzo dopo. Marte è a 20 minuti luce. Giove è a un'ora luce. Saturno è a 2 ore luce. Urano e Nettuno sono una manciata di ore luce. I Voyager attualmente sono a 19 ore luce. Quindi se vogliamo comunicare con i Voyager e dirgli ad esempio manda di giù la telemetria veloce, mandiamo il comando e 39 ore dopo vediamo arrivare il segnale. Quindi viaggiando alla velocità della luce ci va 39 ore. Per rendersi conto di quanto lo spazio è vuoto, se voi uscite dal sistema e uscite in qualche ora luce, non trovate più nulla fino alla stella più vicina, che è a 4 anni e mezzo. Quindi per rendersi conto di quanto il sistema solare sia isolato nella galassia, di quanto bassa sia la densità stellare attorno a noi e di quanto il cosmo sia enorme rispetto ai nostri sensi, ragionate su questo. In qualche ora luce, un giorno e mezzo via, un giorno, siamo ai confini del sistema, dove finisce l'influenza magnetica del Sole. Da lì in poi camminate ancora 4 anni e mezzo prima di trovare Proxima Centauri. Intanto a bordo le cose invecchiano, per cui soprattutto il generatore di energia radioisotopi pian piano diminuisce la propria efficienza. Il plutonio decade, le termocoppie perdono di efficienza, l'energia disponibile scende. Dai 400 rotti watt disponibili al lancio ne abbiamo ancora circa 200-220. Per cui, pian piano, i sistemi vengono spenti. Uno dei problemi di una missione di questo genere è che quando si spegne uno strumento non si può mai più riaccendere, perché la temperatura di equilibrio di un oggetto a quella distanza è di circa 20 gradi Kelvin. Vuol dire che se io lascio lì la sonda e spengo tutto, la sonda si raffredda e arriva a 20 gradi Kelvin. Se io spengo uno strumento e gli spengo i riscaldatori, questo si raffredda e raffreddandosi i componenti elettronici si spaccano. Quindi non lo posso più riaccendere. Quindi ogni strumento spento è uno strumento perso. In particolare, sul Voyager 1 è stato spento il sensore di plasma nel 2007 perché si è guastato. Poi i sistemi di ascolto delle onde radio interplanetarie spenti perché non servivano più dal 2008. Nel 2015 si prevede di terminare il funzionamento della piattaforma che orienta le telecamere, ma non serve più a nulla perché le telecamere sono state spente per l'ultima volta nel 1990, quindi è quello che viene disalimentato. Il registratore dovrebbe farcela funzionare nel caso del Voyager 1 fino al 2018, nel caso del, 2007, del Voyager 2 è stato spento nel 2007 perché ha avuto dei problemi. Poi c'è un giroscopio, il giroscopio richiede energia e serve all'orientamento stellare e alla calibrazione dei magnetometri. Dovremmo farcela fino al 2017, forse al 2020. Dopodiché non potremo più tenere strumenti accesi e i calcolatori e la radio oltre il 2025. Quindi è probabile che nei prossimi 9 anni
vedremo pian piano sparire le informazioni dei Voyager, quando l'ultimo strumento non potrà più mandare dati validi anche da radio trasmetta. Però abbiamo ancora qualche anno di funzionamento. Quindi qual è il futuro delle Voyager? Questo è il sistema solare di scala. Notate che la scala qui logaritmica, ovvero questa è la distanza Terra-Sole fatta 1, qua è 10 volte a Saturno, qua è 100 volte e le Voyager sono qui, sono in prossimità, Voyager 1, di vedere l'eliopausa. Ha superato il termination shock a 90 rotte unità astronomiche e dovrebbe finalmente vedere l'eliopausa. Da lì entra definitivamente nello spazio interstellare. Noi perderemo i segnali più o meno qui, perché non c'è più niente da fare, ma fra circa 400 anni raggiungerà l'inizio della nube di Oort a 1000 unità astronomiche, la traverserà, se qui sono 400, qui sono 4000, qui sono 40.000 anni, fra 40.000 anni sarà uscita da quella che stimiamo essere la nube di Oort e fra alcune centinaia di migliaia di anni passerà, aperte e virgolette, vicino, diciamo alla distanza di queste stelle, Alfa Centauri e poi con una nana rossa che è C+79-3886. Questa è la vita futura delle Voyager. Però, c'è ancora una cosa di cui non abbiamo parlato, perché nel 1990, prima di spegnere definitivamente le telecamere, si fece ancora una cosa. Allora, da oltre 10 anni, quindi da prima del 1980, Carl Sagan aveva chiesto alla NASA di girare le telecamere all'indietro e inquadrare il Sole e i pianeti interni. La NASA rispose di no per vari motivi. Allora, uno dei motivi è che, soprattutto col tipo di telecamere utilizzate sui Voyager, inquadrare il Sole vuol dire distruggere la telecamera, rischiare di distruggerla, bruciare l'elemento sensibile. Quindi non si inquadra mai il Sole. Ad esempio, l'Hubble Space Telescope ha una marea di protezioni perché non venga puntato nemmeno accidentalmente né contro il Sole né contro la Luna in quanto troppo luminosi. E lo stesso questi qua. Il secondo motivo fu che si riteneva che questa fotografia avesse poco interesse scientifico. L'interesse scientifico era quello dominante, i fondi erano quelli che erano e quindi perché fare tutta una serie di lavori e esposizioni che non hanno interesse scientifico. Gli anni passano e nel 90 Sagan ritrova alla NASA tutto un gruppo di persone che sono stati suoi allievi e tramite questi riesce a fare pressione e ottenere appoggio per fare finalmente la foto di famiglia. Allora, che cos'è la foto di famiglia? Voyager 1 ha girato all'indietro le proprie telecamere e ha inquadrato i pianeti del sistema alle sue spalle verso il Sole, realizzando, ecco, questa è la posizione, quindi lei è uscita dal sistema, si è avvolta l'orbita di Nettuno, le telecamere non serviranno più a nulla perché non c'è più niente da fotografare, sono in procinto di essere spente per motivi di energia, prima di spegnerle facciamo ancora una foto. Questa è la foto, che trovate un po' dappertutto, anche molto più dettagliata di questa, in pratica cosa ha fatto? Ha fatto tutta una serie di posizioni in cui ha inquadrato Nettuno, che era ancora più vicino, Urano, più in là Saturno, più in là Giove e qui in mezzo la Terra e Venere. Al centro, qui, c'è il Sole, che non si vede. Questi raggi che vedete, forse il Sole è questo puntino chiaro qua, i raggi che vedete sono diffusione della luce solare sul lente della telecamera. In particolare, ecco, questo è il dettaglio delle inquadrature proiettate sul sistema solare. Come vi dicevo, il Voyager 1 sta andando verso nord, quindi vede il sistema solare dall'alto, da una posizione privilegiata. Da questa posizione in alto vede sotto di sé il sistema solare schierato. E questa è la foto più interessante di tutte. Quella rovina qui, questa rovina qui, questo pixel chiaro. Siamo io, voi e tutti gli esseri umani che esistevano sul pianeta nel 1990. Quel pixel include 5 miliardi di persone e le ceneri di circa 100 miliardi di persone che ci hanno preceduti. Lì, in quel pallino blu, in quel pixel blu, c'è tutto il genere umano, c'è tutta la nostra storia, tutte le nostre guerre, tutti i dittatori, tutti i prepotenti, tutti i soggetti,
tutti i bambini, tutto quello che era preceduto al 1990, è tutto lì. E questo ci dice molto, secondo me, ci dice molto dal punto di vista proprio di umiltà, di filosofia, di pensarci un momentino quando facciamo le cose, soprattutto quando facciamo delle cose al pianeta, perché tutto quello che abbiamo è lì, in un pixel. Eccolo qua il titolo. Carl Sagan chiamò questa immagine il pallido puntino blu, perché effettivamente è azzurro. La Terra vista da qui a circa 10 miliardi di chilometri è azzurra. In particolare vi faccio vedere un filmato dove parla Anne Druyan, che è stata l'ultima moglie e la vedova di Carl Sagan, è stata sua collaboratrice nella stesura dei libri che hanno parlato del Pale Dot. Poi lo traduco perché in inglese è un po' difficile, ma vi chiedo di guardare gli occhi di Anne. Qualche inconveniente tecnico deve sempre esserci. Allora, in realtà, quello che Anne dice è questo. Questo è stato il pallido puntino blu. Questa è stata la nostra volontà di osservare la Terra come un oggetto di un solo pixel in un cosmo molto più grande. E questa è l'umiltà che ci dà la scienza. Questo ci svezza dalla necessità infantile di essere il centro delle cose. Ci solleva da questa necessità. Voyager ci ha dato questa immagine della Terra che è così toccante perché non potete guardarla e non pensare com'è fragile il nostro mondo. Quanto abbiamo in comune con tutti quelli con cui lo condividiamo, il nostro rapporto, la nostra parentela, con tutti coloro che sono su questo piccolo pixel. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Il problema delle Voyager
che dato della competenza al sorvolo di Nettuno, al sorvolo di Nettuno, per le volte sono stati spesi 11.000 anni d'uomo, che più di metà del tempo che è stato necessario per costruire la piramide di Chefre. Dicevo, 11.000 anni uomo spesi, che è più di metà del tempo che è stato necessario, stimato necessario, per costruire la piramide di Chefre. Quindi un'impresa di questo genere è un'impresa titanica, è un'impresa unica, perché noi non abbiamo nessun'altra sonda spaziale che stia funzionando da 40 anni e, come dicevo prima, non abbiamo nessun'altra sonda che abbia esplorato il sistema solare esterno, in particolare i giganti Nettuno e Urano. Una delle cose scoperte che non ho detto è che Urano e Nettuno sono una classe di pianeti a sé stante, si pensava fossero dei giganti gassosi. Non sono soltanto giganti gassosi, hanno un cuore che non è solo roccioso, ma di ghiaccio, probabilmente non di ghiaccio d'acqua, di ghiaccio di gas compresso, di ghiaccio di azoto. Però la struttura interna non è né gassosa come i giganti di gas come Saturno e Giove, né rocciosa come i pianeti interni, quindi formano una classe a sé stante. Nonostante questo enorme interesse scientifico, non si è più fatta una missione di esplorazione di questa zona del sistema. L'unica missione che si è fatta è stata quella della New Horizons verso Plutone e verso gli oggetti transnettuniani. Il fatto stesso che tutto quello che sta oltre Nettuno lo chiamiamo TNO, ovvero oggetto transnettuniano. Nettuno è veramente un confine per un sacco di motivi, anche di dinamica del sistema solare. E le Voyager hanno costituito, come diceva prima Alessandra, per lei, per me e per tanta gente che si è interessata in questi anni di scienza dello spazio, di sviluppo dell'astrofisica, dell'astronomia, dell'esplorazione planetaria, delle pietre miliari, delle missioni incredibili. Chi ha lavorato al progetto dice che le Voyager sono come coniglietto della Duracell, cioè non si fanno mai, vanno sempre avanti, te ne regalano sempre una, hanno sempre la novità. Ormai le Voyager sono diventate missioni intoccabili, ovvero anche la NASA, ormai più nessuno si sogna di togliere la spina alla ricerca delle Voyager. Ovviamente i team sono cambiati, perché pensate in qualunque struttura aziendale o universitaria che cosa cambia in 40 anni. 40 anni sono una vita, dalla laurea alla pensione ed oltre. Quindi sono girate le persone, sono girati gli interessi, sono girate le tecniche. Non vi ho messo alcune slide perché di nuovo il problema è condensare in 90 slide 40 anni e 11 milioni di uomo, quindi ho dovuto tagliare alcune cose. Una delle cose che ho tagliato è, dato che è una stazione tecnica, forse si capisce, è una stazione di informatica ed elettronica. Quello che mi affascinava era ad esempio l'evoluzione delle sale di controllo, vedere la sala di controllo degli anni 70 e la sala di controllo di oggi, che è completamente rifatta, e il fatto che la NASA ha dovuto conservare per 40 anni i dati, la documentazione, le strutture. Ci sono dei documenti bellissimi, uno si chiama Descanso, che è la completa documentazione del sistema di telecomunicazione usato, con documentazione dei protocolli usati a livello di bit. C'è assolutamente tutto nella documentazione NASA, è eccezionale. Invece l'unica cosa che manca sono foto dettagliate di alta qualità del tempo della costruzione. Queste su internet non le ho trovate. E poi il fatto che una persona come Ed Stone sia riuscito a restare non soltanto direttore scientifico della missione, responsabile scientifico, ma ricercatore primario dello strumento di plasmi, e che lo strumento di plasmi su Voyager 1 e anche su Voyager 2 continua a dare informazioni. Se avete voglia di approfondire, lo leggevo queste sere ed è bellissimo, il libro di Jim Bell, L'era dei viaggi interstellari. Ad esempio, viene raccontato con dovizia di particolari, perché dura 30 o 40 pagine, tutto il quiz del Voyager nel sistema, Voyager fuori dal sistema. Abbiamo visto o non abbiamo visto le onde d'urto e i campi magnetici. Ed Stone,
durante il periodo del 2012, quando sono state fatte queste scoperte, ogni mattina si faceva mandare a casa i grafici dei dati rilevati durante la notte e li prendeva il frigorifero. Quindi il frigorifero tappezzato dei diagrammi, e mentre faceva colazione osservava l'andamento dei dati e cercava di capire che cosa stava uscendo, dove stava finendo, di fare ipotesi su cosa stava passando. E vedi questo passo, no? Quindi dietro c'è ricerca, passione, dedizione, ovviamente conflitti, ovviamente problemi, ovviamente difficoltà, ovviamente proteste, cose che sono rotte. La piattaforma di scansione di Voyager 2 si è rotta durante l'incontro di Saturno. Durante l'incontro di Saturno, pensate, quindi non l'ho messo, ma c'è un calletto che deve fare la piattaforma di scansione, perché la sonda deve mantenere la parabola puntata verso Terra per ovvi motivi, ma nel frattempo sta piegando l'orbita perché passa attraverso il campo di Saturno. Al tempo stesso passa sotto Saturno e le telecamere devono puntare tutti gli oggetti e non lo fanno in tempo reale. Qualcuno mesi prima deve aver preventivato cosa puntare, dove puntare e come puntare. Le incognite sono state ad esempio di come calcolare i tempi di esposizione. Su Saturno e su Giove è relativamente facile, perché uno sa dal telescopio, misura la luminosità di un oggetto, fa un po' di calcoli e trova il tempo di esposizione. Ma su Uranus e Nettuno non più, non c'erano dati validi. La piattaforma di scansione probabilmente ha avuto uno stress o da super lavoro o da incontro con granelli di polvere dopo Saturno, per cui uscendo da Saturno, panico, non c'era più l'immagine, inquadrava il cielo. Quindi le immagini dell'uscita da Saturno di Voyager 2 non ci sono. E lì, terrore, la prima cosa che si è pensato, si è rotta la piattaforma di scansione, non avremo più immagini degli incontri di Urano e Nettuno. Quindi, con estrema cautela, con modelli a terra, con esperimenti, con cose, hanno identificato che probabilmente era un certo perdente del meccanismo che doveva essersi deformato. A questo punto hanno trovato il modo di azionare la piattaforma di scansione senza stressare quel pernetto, e questa è ripartita, e deve aver tirato un sospiro che non finisce più. Quando sono arrivati a Urano hanno avuto un altro problema. Su Saturno e Giove la luce solare è intensa e non ho problemi con i tempi di esposizione. Laggiù la luce solare è bellissima, questo vuol dire che le fotoni vengono mosse. Io mi sto muovendo, avete visto gli attraversamenti di una ore, i tempi di esposizione sono di minuti e la foto mi viene mossa. Allora cosa devo fare? Devo fare in modo che la piattaforma segua e faccia un panning, quello che si dice, quelle foto dove vedete la macchina da corsa ferma e il fondo sfocato, questo è un panning. Bisogna preventivare tutti i parametri della fotografia per poter programmare il panning tale che mantenga l'oggetto fermo per i minuti necessari all'esposizione. Stesso problema hanno avuto con la luna di Nettuno, con Tritone. C'era il dubbio di quanto fosse chiaro o scuro Tritone. La luminosità degli oggetti celesti non è chiara. Che colore ha la luna? Grigio? Quando la vedi bella, bianca, punta al cielo. Tante volte bianca. Se è all'orizzonte è rossastra. Il vero colore della luna è grigio scuro come l'asfalto appena steso. La luna è scurissima perché la vediamo bianca, perché è illuminata dal sole contro un cielo scuro. Ma se io porto qui un pezzo di luna, è grigio scurissimo. Io, se voglio fotografare la luna, devo tenere conto di quel colore, non di quello che percepiscono i miei occhi. Con Tritone c'era il medesimo problema, non c'erano foto disponibili da terra in grado di stimare il colore. Quindi cosa hanno fatto? Durante l'avvicinamento verso Nettuno hanno scattato progressivamente delle foto da analizzare per capire il colore e lì programmare la sequenza. La sequenza viene programmata 3 giorni prima, poi viene validata, c'è un team di persone che sono i coders che prendono la sequenza che gli scienziati del team di imaging hanno previsto, la rianalizzano per cercare che non ci siano errori, la caricano su un calcolatore di prova e guardano che non capiti niente di brutto. Se non capita niente di brutto, la sequenza è validata, viene mandata alla sonda. Da quel momento lì non la tocchi più. Quindi per 3 giorni tieni fiato e aspetti che venga sorvolato Urano e Nettuno, che venga fotografato Tritone, e finché non ti tornano le immagini indietro, 2 giorni dopo, non sai cosa è capitato. Quindi sono delle incognite enormi.
E quindi di nuovo tutto questo richiede inventiva, lavoro di team, inventiva scientifica e capacità di mantenere in servizio le conoscenze, gli strumenti, le conoscenze degli anni 90, gli strumenti progettati a metà anni 70. E nonostante questo stanno andando avanti. E nonostante questo al momento non è prevista nessuna missione che rifaccia il volo delle Voyager. Non ci sono, che io sappia almeno, non mi pare, missioni preventivate nello spazio profondo che rifacciano le misure delle Voyager. Per cui rimangono una pietra miliare assoluta. Verso che stella vedremo sulla nave che viaggia in sistema solare? Se uno guarda davanti, non sta andando sole, vedete l'altro cittadini o soltanto quella distanza? Non mi ricordo sinceramente, l'avevo detto da qualche parte, non lo so. Diciamo, qui c'è Voyager, ma c'è anche la stella che sta lontano dove andare. Sì, ho letto che passa nelle vicinanze di Alfa Centauri a qualche centinaio di metri astronomiche, per intenderci. Però in quella direzione di forse. Sì. Non riusciamo a vedere. No. Prego. A posto? Prego. Una domanda, una previsione. Voglio dire, nel momento in cui la sonda lei ha detto che poi si avvicinerà un dio, che probabilità secondo lei sarà, non c'è più soltanto, che questa nostra povera sonda in capita, cioè la faccia a 0,0000000 quasi quasi zero, ovvero anche della nube di Oort lo spazio è spaventosamente vuoto, quindi la probabilità di incappare realmente in qualche oggetto è dannatamente bassa. Ci sono speculazioni su come potrebbero finire le Voyager, probabilmente attirate da qualche stella contro cui cadranno o cose di questo genere, o distrutte da un'onda d'urto di esplosione di supernova, chi lo sa, che incontrino realmente qualche oggetto tipo un grosso sasso della nube di Oort e vada a sbattere, penso sia poco probabile, perché ce ne sono talmente pochi alla fine. Ci sono sì qualche milione di oggetti della nube di Oort, ma è uno spazio talmente sterminato che non c'è molta probabilità. Prego. È un voto di memoria. Sono state le Pioneer o le Voyager che hanno fatto scoprire che mentre si allontanavano acceleravano? Le Pioneer, no, rallentavano. Le Pioneer avevano una struttura di sonda differente dalla Voyager, perché la Voyager ha dei piccoli razzi di spinta che le Pioneer non hanno, e questo dice, vi spiega perché non c'è una Pioneer anomaly ma non c'è una Voyager anomaly. Allora, le Pioneer, finché sono rimaste in contatto fino a qualche anno fa, hanno esibito negli ultimi anni di funzionamento un leggero rallentamento, ovvero si allontanavano sì dal sistema solare ma un pelino meno velocemente di quanto avrebbero dovuto. La cosa è stata chiamata da Pioneer Anomaly, è durata parecchi anni senza spiegazione. I fisici teorici, c'è qualche fisico teorico in giro perché sto per insultare la categoria, i fisici teorici hanno iniziato a tirare fuori teorie più strampalate, gravità modificata, un sacco di storie per spiegare il perché, il per come questo potesse succedere. La risposta l'ha trovata, se non ricordo male, un ricercatore greco ed è questa. Le Pioneer, come le Voyager, hanno il generatore a isotopi radioelettrico dietro, che è un oggetto caldo. Essendo un oggetto caldo, emette fotoni termici. I fotoni termici emessi rimbalzano contro la colpa della sonda e la parabola e poi vanno nello spazio. Il rimbalzo dei fotoni lascia giù un po' di momento. Questo momento rallenta la sonda. Di frazioni di microgrammo di spinta, ma misurabile. E questo la dice lunga anche sull'accuratezza del sistema di navigazione, perché via radio noi sappiamo dove le sonde sono entro qualche chilometro alla distanza di Saturno,
mi pare che la precisione di navigazione su Urano era stimata in 100 km ed è stata di 10 km. E lì, scappellamento con più. Alessandra. Solo informare a tutti, perché ho visto che c'erano delle persone che prendevano appunti, che questa bellissima conferenza che ci ha regalato Marco sarà messa, l'abbiamo registrata e la metteremo sul nostro canale YouTube. Quindi basta che andate su YouTube, digitate Astrofili Polaris, abbiamo un canale YouTube dedicato dove inseriamo le conferenze, tutta la registrazione delle conferenze che avvengono qui al museo. Quindi se volete anche rivederla, sarà a disposizione fra qualche giorno, il tempo tecnico per il nostro bravissimo Luigi che riprende tutto quanto. Se poi ci sono altre domande per Marco, vi passo il microfono. Sicuramente l'analisi degli Stato Assembler. No, perché lui continua, anche lui è un diesel come le Voyager, non soltanto le Voyager, lui non ha fine, è un Duracell anche lui, quindi continuerebbe per giorni. Lo so, perché vi siete resi conto che oltre che competente anche appassionato, quello che rende piacevole anche. Bene, allora vi ringraziamo, vi aspettiamo qui al Festival della Scienza con noi il 29 ottobre, sabato 29 ottobre alle 15:30 con una conferenza sorpresa sugli asteroidi e il mistero della vita sulla Terra tenuta da un ricercatore, uno scienziato della Valle d'Aosta. E poi se volete ancora, sono a disposizione volantini sia qui che su dal banchetto per i prossimi appuntamenti. Saluti a Ed Snowden, che onore. Ale. E... Ale. Il nome del relatore del relatore del Festival della Scienza, il dottor Albino Carbognani, che è uno dei massimi esperti di corpi minori del sistema solare e di asteroidi che abbiamo in Italia e anche a livello internazionale. Quindi ringraziamo tantissimo Marco per la conferenza meravigliosa.